Benvenuti al Barbie e Barbie Show! Una giornata con noi, edizione del weekend! Inizieremo con la super festa di carnevale sul pontile! Sta per iniziare lo spettacolo delle cuties! Benvenuti al carnevale sul pontile! Sì! Oggi mi sento fiera e bella come un orsetto! Sì! Forte! Wow! Mi hai fatto venire voglia di saltare! Anzi, ballare! Sì! Mi sento così ispirata dopo aver visto questo spettacolo! Non vedo l'ora di dirlo a Brooklyn! Mi sento davvero ispirata, Brooklyn! Malibu, lo sono anch'io! E mi è appena venuta un'idea! Bene! Ora che abbiamo trasformato i nostri look, esprimeremo i nostri sentimenti trasformando questa argilla in un'opera d'arte! È fantastico! Grazie! Grazie a tutti voi! Noi siamo le cuties e questa è la prova che esprimere se stessi non è solo importante, ma divertente! Abbiamo adorato il vostro spettacolo! E il vostro messaggio! Esprimere i propri sentimenti è forte! Vorremmo che voi due partecipaste al nostro show! Beh, ne saremmo davvero onorate! Bene! Allora è fatta! Venite domani alla Casa dei Sogni per la registrazione! E il nostro è uno show completamente autoprodotto! Per quanto ancora andremo avanti? Siamo noi le produttrici! Oh, ok! Stop! Sì! Abbiamo fatto tutti i giochi e devo dire che ora mi sento proprio una favola! Io sento che... è il momento di tornare a casa! Capisco quello che dici, sono d'accordo! Ci picchia! Ah, lo sapevo che avevamo dimenticato qualcosa. Credevo si trattasse solo dei miei occhiali da sole. Invece abbiamo lasciato il nostro slime rosa alla moda! E ora è vivo! Chi avrebbe mai immaginato che creare una sostanza chimica in grado di trasformare uno stile ordinario in uno alla moda avrebbe causato problemi? Ok, in realtà lo immaginavamo, ma questa è un'opportunità per poter osservare le nostre creazioni! Per la scienza! E nel frattempo proveremo a trovare il modo per farle tornare a casa. Certo, hai ragione, ma fino ad allora mi chiedo quale tipo di scherzo avranno in mente per la scienza! Ehi, guardatemi! Gravità zero! Non potete farlo in superficie! E nemmeno qui, a quanto pare. Ciao, mi chiamo Skipper. Lei è Stacy e quella è Chelsea. Ciao. Ciao. Ciao, io mi chiamo Aquaria. Ho sempre voluto delle sorelle. Wow! Caspita, sei bravissima. La mia coda speciale serve a mantenere l'equilibrio. Come mai hai la coda diversa? Sono nata senza e mio padre mi ha fatto questa. È carina. Grazie. È stato come trasformare in realtà un sogno. Il nostro unico desiderio è quello di poter continuare a fare musica. E continuare a far sì che i nostri sogni diventino realtà e vogliamo farlo insieme. Perché non possiamo immaginare di vivere in nessun altro modo. Non c'è nulla che ci spaventi, sa. Nessuno potrà fermarci mai. Forza, cominciamo. Un nuovo show iniziamo. Con te insieme a me fai la la.
stagione fantastica del Barbie e Barbie Show. Non troverete niente di meglio. A parte la prossima stagione, che sarà decisamente migliore. Oh, ma certo. Faremo sicuramente di meglio con la prossima stagione del nostro programma. Parleremo di come esprimere noi stessi, di acconciature e di creatività nella moda. Proprio così. Dobbiamo iniziare a organizzarla. Bisogna rimanere incollate, come l'adesivo che hai addosso, Malibu. Oh. Deve essermi rimasto attaccato dopo un lavoretto. Oh. Wow. Oh. E quello? Che cosa sarebbe? Le mie sorelle? Beh, che cosa state aspettando? Wow! Wow! Oh, fantastico! Che ne pensate di questo adesivo portale? Oh, allora è così che si chiama. È l'ultima innovazione nel campo delle tecniche di teletrasporto. E anche... gratta e annosa. Vediamo se ho capito. Quindi le mie sorelle stanno completamente riprogrammando il modo di viaggiare nel mondo delle bambole. Beh, mentre voi due fate le ballerine, le rockstar e gli avvocati, noi abbiamo tempo da perdere. Già. Mi sembra giusto. Quindi siete rimaste in questo laboratorio per anni per creare un adesivo portale. No, no. Abbiamo creato anche altre cose. Oh, c'è Sheila la scienziata. Ciao, amiche. Vi piacciono le discipline STEM? Sì, le adoriamo. Tecnologia, scienza. Ingegneria e matematica. Sì. Mettendole tutte insieme otterrete invenzioni come... dei fantastici vortici di glitter! Sono bellissimi! Guardate, o forse dovrei dire, beh, ammirate! Wow! Da dove prendete la vostra ispirazione per rendere ogni invenzione migliore della precedente? Chiedo solo per un'amica. Riusciamo a creare le nostre invenzioni migliori utilizzando cose che conosciamo e aggiungendoci un piccolo tocco magico. Oh! Oppure un grande tocco magico. Vi presento la tecnica del super salto. Ed ecco l'ultima invenzione delle corde di liquirizia. Sono solo degli spuntini, ma chi lo sa? Ogni cosa comune ha solo bisogno di un piccolo cambio di prospettiva per diventare geniale. Parole sagge. Noi siamo alla ricerca di un cambio di prospettiva. Perché non provate un nuovo portale? Forte! Sì! Wow! Il salone super chioma del centro commerciale. L'ho sempre visto solo da fuori, ma mi sembra ancora più bello dall'interno. Questo è letteralmente un cambio di prospettiva. Barbie, Barbie, vi diamo il benvenuto nel nostro salone. Adoro il mio stile attuale, ma mi piacerebbe provare un nuovo look. Sai che ti dico? Anche a me. Allora cominciamo subito. Il cambio di look in stile super chioma. Un nuovo look, ma che ti rappresenta? Sento già che la mia creatività è rinvigorita. Dalla testa a... dalla testa. Se vogliamo fare dalla testa ai piedi, dovrebbe esserci un negozio proprio qui accanto. E così state andando in tournée? Che fortuna! Ci piacerebbe, ma abbiamo solo trovato un lavoretto estivo per pagarci l'album. Ed è grandioso come tutte le cose che fate? Non ditemelo! Cavalcherete unicorni, salterete sui letti, assaggerete gelati! Faremo le animatrici a Camp Starlight! Oh, è bellissimo! Ci mancherete, Barbie! Beh, voi non ci mancherete, perché verrete insieme a noi in campeggio! E vai! Bello! Mi aspettavo un'esplosione di gioia. Ecco, contenta sono contenta, ma per l'esplosione di gioia avrei voluto fare l'animatrice, proprio come te. Forza ragazze, approfittiamone finché c'è luce. O possiamo approfittare della luce di Starlight. Camp Starlight, arriviamo! Ben arrivati, campeggiatori! Io sono Barbie, la vostra responsabile delle attività. Mi occuperò del talent show e organizzerò anche qualcosa di insolito. Anch'io sono Barbie, la vostra animatrice musicale.
Do, re, mi, fa, sol. Vi aspetto tutti a scatenarvi insieme a me davanti a un falò. Sì! Sono Rochelle, mi occupo delle attività creative. Ceramica, benessere, artigianato, ricerca dell'anima. Anche se nell'ultimo caso non c'è il distintivo. Già. Io sono Daisy, la vostra guida per le avventure. E con me si andrà in barca e si camminerà. E adesso fate un bel applauso alla chef del campeggio! A Camp Starlight cercheremo di sbloccare il vostro potenziale, perché qui siamo tutte stelle! Voi siete le stelle piccole! Giocherete tutto il giorno e vi rilasserete nella nuova sede del club! Mentre le veterane sono le stelle grandi. Voi farete attività più impegnative per vincere i distintivi. La cena è pronta! Non dimenticate di fare amicizia con il vostro gruppo di stelle! Perché alla fine di questa settimana parteciperete tutte allo Starlight Talent Show! Ma allora dobbiamo separarci! Farai delle nuove amicizie, Chelsea! Ciao! Ehi! Esclusa un'altra volta! E tutto solo per una questione di età! E per le gambe corte! Se avessi una stella per ogni volta che ho desiderato essere più grande o qualcun altro, oggi avrei una galassia! Vorrei tanto viaggiare, mille cose vorrei fare, il cuore ascoltare quando canta, le cose da provare, tutte quelle che farei, il mio potenziale è proprio qui davanti a me. Per ogni volta che volevo essere grande, essere più grande, io una galassia avrei davanti agli occhi miei, mille nuove avventure come vorrei fosse il momento. Sono infinite già le possibilità per me che sono qua e voglio. Te finalmente, Chelsea. Stavi per caso cantando tutta sola soletta? No, era un gufo. Ti devo un favore. Ti sei persa il primo falò, ma guarda che bel cielo stellato stasera. Wow, che costellazione è quella? L'Orsa Minore? Orione? Cassiochia? Che spiritosa. Non saprei dirti con esattezza, ma ora Poppe il lettino chiama. Veramente? Il letto sa parlare adesso? Ci deve essere un tasto magico nel cielo. Qui noi dovremmo riuscire a sbloccare il nostro potenziale. E io esprimo un desiderio. Bisogna stare attenti con i desideri, Chelsea. Devi volerlo veramente per poterlo realizzare. Desidero fare scambio di posto con Barbie! No, sono sempre io. È tardi! Non hai sentito la sveglia? Questo non è da te, Barbie. Tu sei Barbie. Anche tu sei Barbie. Tutte e due siamo Barbie! Tutto bene, Chelsea? Chelsea? Chelsea! Chelsea! Il tuo desiderio si è avverato! Io sono te e tu sei me! Ma come mai non ti vedo agitata? Non ne sento il bisogno. Non con questi magnifici capelli biondi. Visto che stile? Attenta, sono i capelli di una bambola. Ferma! Così posso gestire il campo e fare le prove del talent show! E io posso giocare per tutto il giorno! Ma questa sera dobbiamo invertire il desiderio. Ci stai? Oh! Ups! Cosa stanno facendo? Ballano? Non è nessuna delle nostre coreografie.
È ora di andare al corso di arte, piccola stella. È ora di lavorare, animatrice Barbie. Ma teniamo questo segreto per noi o ci prenderanno tutti quanti per due pazze svitate? Ok, io pensavo di fare così, così, così e poi finire così in questo modo. Che ne dici? Apprezzo il tuo entusiasmo, Barbie. Ma lo sai che abbiamo già pronta da giorni la nostra combo? Dobbiamo solo perfezionarla. 5, 6, 7, 8. Ah, quanta pace. Voglio fare un quadro che sia degno del Louvre. Sempre che espongano opere dipinte con le dita. Oh, ma certo! Forte! Non dipingo con le dita da quando ero una bambina. Cioè, da quando avevo questa età. Ma dobbiamo ricominciare da capo. Le cose migliori non capitano magicamente durante la notte. Non ti immagini cosa può succedere per magia di notte. Animatrice Rochelle, ho già dipinto diversi quadri con le dita. Adesso posso provare una tecnica diversa? Oh, quanto mi dispiace, Chelsea. Ma le tele e i pennelli sono riservati al gruppo delle più grandi che sanno già come si usano. Woohoo! Le prove sono finite! È arrivato il momento di riavere indietro me stessa. Ah, la pittura con le dita sblocca veramente la ricerca dell'anima. Chi se l'aspettava? Voglio tornare grande! Voglio tornare piccola! È stato corroborante affrontare un balletto impegnativo, ma non avevo idea che si dovesse faticare così tanto. E a me è piaciuto un sacco poter esprimere me stessa alla lezione di arte, ma avevo dimenticato quanto potesse essere complicato avere così tanti limiti. Adesso voglio tornare me stessa! Oh no! Il cielo è coperto! Allora non c'è nessun tasto magico. Credi di poter continuare lo scambio per un altro giorno? Dipende. Tu pensi di poter cantare un brano davanti al falò e a tutte le campeggiatrici tra tipo un quarto d'ora? Ah, però tu farai la bambina mentre mi esibisco. Hai fatto bene a proporre uno spuntino, Malibu. Anch'io stavo morendo di fame. Scommetto che abbiamo ordinato la stessa cosa. Biscotti! Gelato! Invece no. Oh! Pianeta Moda! Venite, entrate a Pianeta Moda. L'ultima esperienza virtuale in fatto di tendenze. Due biglietti, per favore. Con piacere. Ma fate attenzione. Oh! Vi divertirete un mondo! Yeah! Benvenute alla Cyber Casa di Moda, Barbie e Barbie. Pianeta Moda è in crisi creativa e ha bisogno del vostro aiuto. Per prima cosa scegliete un avatar. Il look a cuori è ispirato al cuore che metto sempre dentro tutti i miei progetti creativi. Invece la fantasia a quadri trova ispirazione nella mia creatività, che è ponderata e molto organizzata. Wow! Ottimo risultato! Usate il vostro superpotere interiore per completare il primo livello. Servirebbe un aiutino, se solamente avessimo saputo quale superpotere usare. Siamo rimaste bloccate al primo livello. Nel frattempo ho raccolto queste pietre. Posso farci qualcosa? Vedete? Conosco diversi superpoteri che farebbero al caso nostro, tipo il volo o la vera superforza. Ma quale sarà quello giusto? Forse sarebbe il caso di pensare fuori dagli schemi, pensando a qualcosa di diverso che magari è in quel distributore. L'abbiamo provato! Io ho vinto un girocollo e una pochette rosa. Io una borsetta ricoperta di gemme e questo visore. Occhiali da sole per cani. Oh, vanno bene al barboncino. Occhiali a forma di cuore e delle scarpe rosa. Abbiamo vinto tutte cose diverse. Proprio così, perché siamo tutte diverse. Sennò che senso avrebbe usare lo stesso superpotere? Così come tu hai ordinato il gelato e io i biscotti, abbiamo anche scelto due avatar diversi. Sono le differenze che ci rendono speciali. Malibu, il tuo superpotere è avere un sacco di immaginazione. Oh, Brooklyn, che cosa gentile hai detto! Ah, questo deve essere il tuo superpotere, il karma! Tu fai sempre la cosa giusta. Guarda come hai riutilizzato quelle pietre. Una cosa nobile. E tu invece non ti arrendi mai. Questa è la super perseveranza. Perseveranza, immaginazione, nobiltà e karma. Abbiamo tutte il nostro super potere personale, ma insieme noi siamo... Team Pink!
E adesso, come vuole il karma, ascoltiamo il punto di vista di tutte. È solo la mia immaginazione o quelle montagne in realtà sono degli occhiali capovolti? In attesa di un tocco di nobiltà con una spolverata di strass, guardiamo le cose attraverso lenti diverse. Capito? Lenti per via degli occhiali da sole. Sì, l'avevamo capita. Sentite, abbiamo già provato a superare le montagne, ma appelliamoci alla perseveranza ancora una volta. Seguitemi! Pink. Avete sbloccato i vostri superpoteri giocando sulla vostra unicità. Godetevi il pranzo. Stiamo arrivando. Livello numero 2. Pianeta Moda riavrà presto tutta la sua creatività grazie a Team Pink. Qualcuno è riuscito a trovare il tacchino? Io no. Nemmeno io. Niente. No. Ho trovato Franklin. Venite, è qui fuori. Sta correndo dietro a Blissa. Ragazze, prendiamo quel tacchino. Lo prendo io. Wow. No, non l'ho preso. Sta andando sul percorso ad ostacoli. Vai, Franklin, vai! E Franklin passa i cerchi senza sbagliare? Aia, quello fa male! Dai, Franklin, corri! Sei mio! Questo interruttore dovrebbe far tornare la corrente. Se fosse vero, voi dovreste illuminarvi. Giusto, signore e signori? E andiamo, Von Funk! Patty! Non vorrete abbandonarmi? Buttiamo giù il bridge? Non è che hai buttato giù me? Perché non vedo il testo. Ora sì! No. Sì! No! Stop! Laila! Cosa combini con le luci? Cerco di risolvere il grande mistero degli interruttori. Andate avanti. Posso aiutarti? Io sono Epifani. Questo è l'ordine a forma di V. Brooklyn. Grazie. Io sono Epifani. Questo è l'ordine per Malibu e Brooklyn. Laila, le ragazze sono là dentro. Grandioso. Allora vado là. Grazie! Cibo! Chiunque tu sia, ti sto aspettando da tutta la vita! A me il tacchino! A me il prosciutto! Non c'è la salsa ranch! Prendo le patatine! Roger deve bere! Forza, mettiamoci al lavoro mentre hanno le bocche impegnate! Chuck! 3, 2... Ah!
Non c'è nulla che ci spaventi, sai. E nessuno potrà fermarci mai. Forza, cominciamo. Vanno aumentati i bassi. Iniziamo. No! Oops. Laila! L'altoparlante è andato. Cosa mi aspetto da un posto che si chiama altoparlante esplosivo?